Buonasera mister. Buonasera. Cosa si può dire di questa partita che ha visto questo gol repentino da parte dell'Empoli, però poi l'Empoli soffrire molto, soprattutto nel corso del primo tempo, magari dove il Venezia è stato più volte vicino al gol. Vi siete dati una spiegazione? È sempre un discorso mentale o c'è dell'altro? Allora, partiamo da un presupposto. Noi abbiamo incontrato forse la squadra che dovevamo incontrare successivamente, non in questo momento un po' complicato. Una squadra che ha perso solamente una volta fuori casa, che ha fatto delle partite esterne la sua forza. Una squadra che ha grandi qualità e ha soprattutto forza per ripartire. E se lei ha visto bene, quelle ripartenze ci hanno creato dei problemi. Quindi hanno uno sviluppo di gioco ormai collaudato che parte dall'estate e quindi certamente ci hanno messo in difficoltà. La cosa che mi è piaciuta è che la squadra nella sofferenza comunque ha destato compattezza, si è sbilanciata poco e penso che siano i presupposti per agire in un certo modo. Buonasera mister, un paio di considerazioni. La prima è questa: soprattutto nel primo tempo mi è sembrato che il Venezia avesse campo facile sulla destra, dove Fiordaliso era sovente, veniva avanti, facevano sempre lo stesso giochetto, sì, praticamente. E l'Empoli ha un po' sofferto questo, un po' meglio nella ripresa, anche se loro si sono messi a tre a un certo punto in difesa alzando proprio Fiordaliso. Poi volevo chiedere questo, ma questa è una curiosità, insomma. Sì. Qui è stato cambiato l'allenatore, sono state due settimane più o meno di lavoro, anche se non con tutti gli effettivi. Mi aspettavo di vedere un qualcosa di diverso rispetto alla precedente gestione, non tanto negli uomini, perché anche gli uomini erano gli stessi, quanto per l'interpretazione, il modo di approcciarsi, il modo di sviluppo, il modo di finalizzare. Non ho visto grossi cambiamenti. Non vuole essere una critica, vuole essere solamente una cosa per capire se è ancora presto oppure se ci sono dei problemi strutturali di questa squadra per la quale non si possono fare cose diverse. Grazie. Guardi, dico semplicemente questo: quando uno va in un ospedale perché sta in una situazione precaria e ha dei decimi di febbre, tossisce, quando va deve fare tutte le analisi. Non è che trovi il dottore e ti dice c'hai questo, non ti preoccupare. Quindi in questo momento qui bisogna trovare prima che cosa ha questa squadra. Lei mi diceva che ha lavorato sì due settimane, no. Abbiamo iniziato giovedì con 11 giocatori, la seconda settimana si sono aggiunti piano piano, alcuni sono venuti a mancare, quindi il tempo è veramente limitato. Ma saremo anche, la mia esperienza mi dice anche questo, saremo veramente bugiardi con noi stessi se dicessimo che abbiamo la bacchetta magica e si fa tutto in fretta. Io penso che un lavoro deve essere un lavoro costante, deve essere un lavoro improntato soprattutto sulla volontà dei giocatori che si allenano. Io oggi ho visto la nota positiva, è secondo me quella di una squadra che ha sofferto, ma è rimasta squadra con delle difficoltà, ma è rimasta, non si è mai abbandonata. Ero preoccupata a 5 minuti dalla fine perché ho visto un calo psicologico e quindi avevo anche paura di qualcosa di eccessivo. Parliamo dell'85esimo, ok? Quindi è una squadra che comunque deve agire sotto il profilo totale. Dobbiamo essere molto bravi a capire dove agire e poi intervenire. Il tempo psicologicamente, scusi se prego, perché io credo, l'ho anche scritto poco fa, che questa è una squadra ferita. È una squadra ferita che ha bisogno di fiducia, quindi subendo il gol da 5 minuti alla fine c'è del rischio. Allora lei è bravo. No, le riconosco questa bravura perché lei ha capito perfettamente, una squadra ferita. E allora se è una squadra ferita, non è che diamo l'antibiotico o curiamo la ferita e siamo di nuovo a correre. Io quello volevo sapere. E allora piano piano dobbiamo interagire, anzi agire, recuperare e trovare tutte le soluzioni, anche le alternative alle soluzioni, dare un'idea, non è semplice. Molte volte è facile, è più facile
fatto i complimenti a Roberto Muzzi per un'idea. Io quando sono subentrato ho dato un'identità difensiva, perché è più facile, la difesa è matematica, l'attacco no. Lui ha dato più questo e gli ho fatti i complimenti. Però la squadra oggi ha agito bene lì e lì. Guardate che giocare contro quei tre davanti o quei cinque quando è entrato Malè e Zigoni non è semplice. Quindi una squadra con qualità. Quindi andiamo a vedere anche le note positive, che in difesa hanno retto bene. Hanno fatto abbastanza bene. E dobbiamo agire su queste cose positive. Poi lo sappiamo, penso che non avrebbero chiamato Muzzi, no? Se ci fossero, andava tutto in modo liscio. Penso che Roberto abbia le qualità per capire e per intervenire. Mister, buonasera. Sera. Come mai l'Empoli, oggi l'ha confermato, non crea quasi mai occasioni da rete? Ma qualcosa abbiamo creato. Poi quello di pericoloso, perché quello di prima non riesco a saperlo, glielo dico sinceramente, perché non ho visto partite dell'Empoli e abbiamo accettato di vedere quello che è il nostro occhio, vedere quello di prima senza sapere che cosa. Anche oggi il portiere loro non ha fatto un intervento. Non l'ha fatto, meno male, perché abbiamo segnato. Abbiamo segnato, quindi non ha fatto l'intervento, quindi comunque un'occasione l'abbiamo avuta. Ne abbiamo avute altre due, tre, e loro potevamo. Loro hanno avuto sei occasioni nitide, ha preso due pali. Cioè. Sei no. Ne hanno avute tre al primo tempo. No. Quindi non sei. Se tre, poi. Tre e due pali, cinque. Però diciamo. Un altro due nel secondo tempo. Ma penso. Io non sto qui a valutare. Io dico, la prestazione dell'Empoli di oggi. Sì. L'Empoli non ha creato un'occasione da gol. Lei sostiene questo? No, ma io le chiedo. Io dico di no, quindi siamo in contrapposizione, per me le ha create, ci sono state anche delle occasioni dove si poteva sviluppare meglio, siamo andati sulla destra due o tre volte dove poteva uscire su Mancuso, no? È andato al tiro, quindi voglio dire, comunque soluzioni le abbiamo avute, non in modo molto limpido, però comunque l'abbiamo avuta, insomma, quindi bisogna agire anche su questo. Le valutazioni si fanno la domenica, o meglio il sabato, perché in allenamento possono essere tutti bravi e si hanno tante qualità. Buonasera mister. Buonasera. La squadra, abbiamo detto tutti, insomma, ha confermato, dice, una squadra ferita, però andare subito a un vantaggio, ecco, anche questo psicologicamente non è servito forse per accendere la miccia. Ma abbiamo preso quello a 5 minuti dalla fine. No, nel vantaggio sto parlando, per andare subito in vantaggio. Quindi dice a livello, esatto, di carattere. Si è un po' adagiata la squadra, no, ha giocato fino all'ultimo, no. Hanno resistito come ha detto lei, però appunto anche andare subito in vantaggio. Sì, il vantaggio però comunque poi devi portare, certo. E vedi che di fronte hai una squadra che ha un'identità, che ha qualità, che ha giocatori molto abili nell'uno contro uno, e quindi comunque sai che la partita, pur avendo forza, poi abbiamo speso anche tanto, quindi bisogna riconoscerlo, e quindi certamente alla fine eravamo anche un po' stanchi.